Siamo con Fabio Soli al termine del test match fra Top Volley Cisterna e Lago Negro. Coach, una partita importante, tante soluzioni, tanti giovani in collaborazione con Marino che hanno avuto modo di giocare e esprimere le loro qualità. Cosa deve fare ancora questa squadra in vista del 2 ottobre? Ma intanto lasciami ringraziare la società di Marino che si è messa a disposizione sin dal primo giorno del nostro raduno, sacrificando i propri allenamenti e regalandoci tanti ragazzi interessanti che ci stanno dando una grande mano durante la settimana, e credo che oggi abbiano meritato di non solo la posizione in campo ma anche quello che hanno fatto. Hanno saputo stare con una squadra di alto livello, hanno saputo stare con dei giocatori di Serie A, e questo è secondo me un bel passo in avanti e una bella gioia anche per loro. Quindi grazie alla società di Marino per questo grande aiuto che ci sta dando. Per quanto riguarda la partita di oggi, alcune indicazioni interessanti su alcune cose che stiamo lavorando, da alcuni giocatori sono arrivate delle belle risposte, soprattutto in termini di continuità, e ovviamente non abbiamo ancora la forma fisica e la condizione per esprimere un grande gioco, ma ripeto, su alcune cose ho avuto buone risposte e su altre non stiamo lavorando tantissimo e si vede, ma c'è ancora tempo, anche se non tantissimo, prima della prima di campionato. Abbiamo visto Gutierrez, ma possiamo dire anche Galiberda, inserirsi molto bene in questo progetto. Questi due ragazzi sono arrivati da poco, cosa hanno portato a questo gruppo? Ma innanzitutto grande freschezza e disponibilità, cosa che credo sia fondamentale, soprattutto nella coesione e costruzione di un gruppo. Dennis è arrivato da pochissimo, è rimasto fermo tutta estate, quindi è ancora molto molto lontano dalla forma fisica, diciamo, che gli possa permettere di stare in campo anche in prima linea. Dovrà avere la pazienza di lavorare tantissimo durante la settimana e spero piano piano nelle prossime settimane di riuscirlo a mettere in campo negli allenamenti quantomeno. E lo stesso dicasi per Bayram, che ha avuto qualche piccolo problemino e lo stiamo recuperando con le dovute tempistiche e le dovute metodologie. Va benissimo, grazie mille, in bocca al lupo.